Parliamo di riforme. Dal Partito Democratico arriva un sì all'incontro con il Movimento 5 Stelle. Proprio sul tema della riforma di Palazzo Madama, i grillini dicono: sull'immunità siamo pronti a discutere. Anche in questo caso si farà un colloquio in streaming e si vedranno entro venerdì, quindi nei prossimi giorni. Intanto ci sono tensioni anche in Forza Italia. Sappiamo che sono in molti ad essere in disaccordo con l'impianto della riforma del Senato, ed anche la Lega Nord frena. Il nostro sì non è scontato. Bene, per il vero molte criticità si ravvisano in questo testo, e allora ne vogliamo parlare oggi con il costituzionalista Giovanni Guzzetta. Buonasera professore. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Professore, lei oggi mette in luce soprattutto un aspetto di questa riforma che secondo lei andrebbe ulteriormente rivisto, quello dell'aumento del numero dei cittadini che serve per poter indire un referendum. Ci aiuta a capire di che si tratta e perché secondo lei questo punto andrebbe rivisto? Ma guardi, in realtà il problema è un po' più complicato, nel senso che la riforma modifica tutta la disciplina del referendum. Tra le varie cose ci sono due aspetti che non mi convincono. Sì. Uno è questo dell'aumento delle firme a 800.000, che è un numero molto considerevole. Oggi sono 500.000. È vero che i cittadini sono aumentati, che la popolazione è aumentata rispetto al 1948, però è anche vero che la legislazione poi che ha dato attuazione alle norme sul referendum della Costituzione pone talmente tanti paletti che il problema non è solo raccogliere 800.000 firme, ma i tempi in cui debbono essere raccolte, le modalità in cui debbono essere raccolte. Il rischio è che i referendum li possano fare solo le strutture organizzate dei partiti, e quindi che di fatto si traduca da un istituto che è stato pensato per i cittadini a un istituto che diventa utilizzabile solo da quei partiti che non sono d'accordo con le leggi che fanno altri partiti, e quindi certo, si ritrova tutto nel circuito della politica del palazzo, diciamo così. Detto questo, la riforma complessivamente non riguarda solo questo tema dell'aumento delle firme, c'è un altro aspetto molto grave, che è stato notato perché è molto tecnico, però è altrettanto grave, e cioè che fino ad oggi, come lei sa e come gli ascoltatori sanno, il referendum poteva essere fatto anche attraverso il ritaglio delle leggi, ed è così che per esempio sono stati fatti referendum importantissimi come quello sulla legge elettorale all'inizio degli anni 90, che ci ha fatto passare dalla prima alla seconda repubblica. Sì? Bene, oggi viene introdotta una disposizione che stabilisce invece che questo tipo di referendum non si possono più fare, per cui si toglie ai cittadini uno strumento che è stato utilizzato in passato proprio per, come dire, per innescare il cambiamento della politica, ed è tanto più grave perché viene da un Parlamento che oggi dice di voler cambiare, ed è un governo che dice di voler cambiare, profondamente, di trasformare l'Italia, eccetera. Piccolo dettaglio è che con questa riforma dell'istituto del referendum i cittadini sicuramente non potranno più cambiare tanto quanto hanno fatto in passato, e siccome in passato gli unici a imporre il cambiamento sono stati i cittadini, il mio timore è che con questa norma si determini un effetto di blindatura e di paralisi, sistema certo, di politico che va a scapito della democrazia. Certo. Lei oggi in un post su Twitter dice: un Senato eletto per garantire l'indennità è inaccettabile, ma anche una nomina partitocratica dei senatori lo è allo stesso modo. È possibile una terza via? Ci aiuti a capire perché è così critico sul tema della elezione in diretta dei senatori? Allora, i cittadini sanno che il dibattito oggi è tra un'elezione diretta e separata dei senatori e un'elezione da parte dei consigli regionali. Sì. Io dico subito che sono assolutamente d'accordo sul fatto che se il Senato deve essere regionale, i senatori debbano essere estratti, diciamo, individuati tra i consiglieri regionali. Il problema è: tra i consiglieri regionali chi li sceglie? Allora, oggi la norma che è stata approvata prevede che li scelgano gli stessi consigli regionali e quindi i capigruppo e le segreterie dei partiti regionali. Sì. Io penso che si dovrebbe invece trovare una soluzione per cui siano i cittadini che, quando votano i consiglieri regionali, decidano anche tra i consiglieri regionali quelli che sono più idonei e più capaci e più meritevoli di fare anche i senatori. Quindi non un'elezione diretta separata, ma un'elezione regionale nella quale, scegliendo i consiglieri regionali,
si scelgano tra i più votati, tra quelli che hanno maggiore consenso, anche i senatori, direttamente da parte dei cittadini. Se no, la riforma, per evitare, diciamo così, l'elezione diretta, facciamo una riforma partitocratica, cioè in cui sono poi i partiti che, una volta eletti i consiglieri, scelgono loro chi debba andare, certo, chi debba andare al Senato. Professore, forse ecco la contraddizione maggiore che c'è in questa riforma, una di quelle che si possono ravvisare, per quanto l'intento di portare avanti questo processo è chiaramente meritorio, una delle contraddizioni però nasce probabilmente proprio da questo punto: da una parte c'è un Senato non elettivo, dall'altra c'è un Senato che però ha delle competenze molto rilevanti in materia costituzionale, in materia di scelta del Presidente della Repubblica, dei membri del CSM, quindi, come dire, forse una mancanza di equilibrio c'è in questo anche, oppure no? Ma guardi, se il federalismo diventasse una cosa seria, cosa che non è stata finora in Italia, sarebbe accettabile, nel senso che ci sono tanti paesi nel mondo in cui anche decisioni importanti vengono prese non solo dai cittadini eletti, diciamo, nella Camera bassa, cioè nella Camera dei Deputati per l'Italia, ma anche da parte di rappresentanti degli enti territoriali, degli stati o delle regioni. Quindi, sì, da questo punto di vista io non mi scandalizzo affatto, e non sono tra quelli che dicono che questa riforma è in assoluto una specie di vulnus alla Costituzione, eccetera. Però deve essere una cosa seria. Ripeto, il nodo, cioè, secondo me... Cioè, che tipo di garanzie si possono avere? È appunto che i senatori, che pur provengono dalle regioni, non siano comunque frutto di accordi tra i partiti, perché se no cadiamo dalla padella dentro la brace, certo. Ci liberiamo della legge Porcellum con le candidature bloccate e ci troviamo con un sistema in cui le candidature non sono bloccate semplicemente perché sono i segretari di partito che le decidono. Certo. Senta, ci aiuta a capire in che modo il Senato, come viene disegnato oggi, può avere potere di controllo o di dialogo con la Camera. Si è detto, nei casi in cui ci sono delle norme che vengono approvate alla Camera che il Senato non condivide, allora il Senato può intervenire ed esercitare un controllo, però non è chiaro in che modo e con quali criteri, con quali presupposti. Ma diciamo, la filosofia, senza entrare nei dettagli tecnici, è questa: la Camera, nelle materie che sono di sua competenza, che sono la maggior parte, ha l'ultima parola. Il Senato però può intervenire, come dire, sospendendo la decisione della Camera, costringendo la Camera a ripensarci, sì, alimentando un dibattito nel Paese sui temi che sono stati affrontati dalla Camera, però la Camera è quella che ha l'ultima parola, certo, in queste materie. Quindi c'è un dialogo, nel senso che non è un dialogo totalmente paritario, perché la Camera poi alla fine prevale. Però se il Senato ha delle ragioni sufficientemente forti da opporsi alla decisione della Camera, provocare un dibattito nel Paese, mettere in evidenza i limiti delle decisioni della Camera, questo può avere un effetto politico che è anche da indurre la Camera a ripensarci. Certo, ad avere un ripensamento. Professore, poi c'è un altro punto. Questo Italicum, o meglio, mi scusi, questa riforma del Senato nasce anche con la volontà che sia chiaramente dentro i canoni della Costituzione. Ecco, ci sono degli elementi per quanto riguarda anche, per esempio, il sistema, appunto, di indicazione dei senatori, che possono essere definiti incostituzionali? Cioè, c'è il rischio che poi, dopo aver portato avanti questo processo lungo che ci porterà probabilmente fino alla primavera prossima, arrivi la Corte Costituzionale e dica: fermiamo tutto perché c'è qualcosa che non va? Ma guardi, questa è una riforma costituzionale, quindi in via di principio è una riforma fatta con strumenti tali da poter modificare la Costituzione, per cui in linea di principio è difficile che possa essere costituzionale incostituzionale una norma che ha il potere di modificare la Costituzione. È vero che ci sono nella giurisprudenza della Corte Costituzionale delle sentenze in cui si afferma l'intangibilità di alcuni principi, per cui nemmeno una legge costituzionale come quella che si sta discutendo potrebbe intaccarli, però le confesso che, malgrado io sia molto critico su alcuni punti, non ritengo così in via generale che siamo in una situazione del genere. Cioè, è una riforma profonda, una riforma che cambia il nostro modo di concepire il rapporto tra le due Camere, ma non mi spinge. È una riforma che, secondo me, come dicevo, c'ha dei punti che politicamente sono criticabili dal punto di vista, come dire, dell'efficacia e della razionalità interna,
vedo il rischio di una chiusura del sistema, diciamo così, intorno ai partiti e una marginalizzazione dei cittadini, però tutto questo fa parte di scelte che sono consentite dalla Costituzione, il che non vuol dire che siano delle scelte buone, vuol dire che però io personalmente non vedo un'incostituzionalità della legge che si sta approvando. Certo, insomma staremo a vedere come prosegue il dibattito. Intanto grazie alla professora Giovanni Guzzetta per questa analisi, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci.